Buongiorno e buona domenica 2 febbraio. Domenica 2 febbraio gioca il Milan, ore 15, San Siro. Domenica a piedi, ma le vie per San Siro sono aperte. Dunque, San Siro aperta a tutti i tifosi che vogliono assistere a questo difficile, complicato ostacolo che si chiama Verona. Milan-Verona ore 15, Verona che sta bene, squadra di Djuric, allievo di Gasperini. Quindi squadra intensa, fisica, veloce e che sta bene sul piano del morale, visto gli ultimi risultati. Quindi una partita complicata per l'avversario e soprattutto per le assenze. Il presidente Berlusconi, quando commentavamo le partite, ci ricordava sempre: bisogna parlare dei presenti, non degli assenti, ma è difficile non parlare dell'assenza neanche convocato di Zlatan Ibra Supremacy Ibrahimovic. Ibrahimovic è una presenza. Ha sbagliato un gol facile contro il Torino. Il pubblico non si è minimamente adombrato. È partito subito il coro Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic è un'essenza, è una presenza. Un gol sbagliato, un'azione sbagliata, è un particolare, come diceva Guicciardini. Può essere una cosa così momentanea, ma non tocca la grandezza del campione che abbiamo voluto e che ci gustiamo, ma non ce lo possiamo gustare oggi. E dobbiamo affidarci dunque a questa strana coppia, Leao Rebic. Non c'è Piontek, non c'è Ibrahimovic e il Milan si affida. Non c'è Borini che poteva giocare d'attacco. Leao e Rebic. Si affida a Castiglieco, si affida a Bonaventura sulla fascia, che devi dimostrare di aver ritrovato la gamba anche nella lunga distanza. Si affida a Calhanoglu, che non è andato bene, ma non andava bene nessun Milan quando ha giocato già in posizione centrale, insieme a Kessié. Perché non c'è Bennacer, signori. Anche manca dunque non c'è un assenso importante. Dietro torna Musacchio con pochi allenamenti nelle gambe perché manca Chiera, anche lui influenzato. Quindi ci sono delle assenze importanti, ma noi parliamo di Romagnoli, parliamo di Donnarumma, parliamo di un Rebic strepitoso nella prima mezz'ora contro il Torino in Coppa Italia. Sono questi i giocatori ai quali si affida Pioli e ai quali si affidano le speranze dei 50.000 minimo. Perché ormai i tifosi del Milan fissi 50-60 mila. Adesso c'è fame di vittorie. Il Milan un po' in difficoltà sta tornando in questo momento con buoni risultati e i tifosi hanno voglia e vogliono essere partecipi. San Siro per Milan-Juventus di Coppa Italia c'è già quasi il tutto esaurito, 50.000 posti. Già andati e viene aperto il terzo anello, l'anello rosso. Quindi c'è tanta voglia del Milan e intanto ce lo gustiamo oggi. Ripeto, una partita complicata, una partita difficile. La Roma perde col Sassuolo, c'è la possibilità di avvicinarsi là davanti, però dobbiamo stare vicini ai ragazzi. In campionato 6 partite senza segnare nel primo tempo, ma ha ragione Pioli, l'importante è segnare ed arrivare primi sul traguardo. Però oggi sarebbe importante riuscire magari a entrare subito con il nervo giusto per vincere questa partita. Milan ha vinto anche all'andata, ma con enorme fatica il rigore di Piontek. Quindi oggi a San Siro, ore 15, con una formazione dei ragazzi, Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, il cannoniere, con Castiglieco, con Kessié, con Calhanoglu, con Bonaventura e là davanti senti chi parla Leao e Sacro Fuoco Rebic. In panchina la salamandra, Selem Kers già in panchina, è stato provato oggi con gli stessi movimenti di Castiglieco. Vedremo se ci sarà spazio. C'è anche Maldini, che è l'unica punta, possiamo dire, più centrale, ma potrebbe esserci finalmente la voglia di Paquetà. Paquetà va recuperato. Vogliamo capire entro maggio il valore di Paquetà. Bisogna investire su questo giocatore e vedremo se c'era spazio per lui da troppo tempo assente. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, fatemi
fra qualche ora, signori, si va a San Siro. Una gioia, una grande gioia.